Rima la Murgia, poi la periferia di Andria. Giornata particolarmente movimentata quella di ieri per i volontari delle guardie federiciane, intervenuti per domare due diversi incendi divampati sulla strada del Castel del Monte e poi in contrada Borduito alle spalle dell'Istituto Tecnico Agrario Lotti Umberto I. Nel primo caso, a prendere fuoco, probabilmente per autocombustione, è stata una vettura parcheggiata nei pressi della Pineta, vicino alla strada statale 170, in direzione del maniero federiciano. Le fiamme, propagatesi dal carburatore, sono state spente solo dopo diversi minuti, anche grazie all'arrivo dei vigili del fuoco, fortunatamente prima di raggiungere l'area boschiva. Messa in sicurezza la zona, le guardie federiciane si sono spostate alla periferia di Andria in contrada Borduito, dove ignoti hanno dato fuoco a rifiuti e sterpaglie. Tre i focolai dell'incendio, di cui uno proprio a ridosso del muro della scuola Lotti e di alcune abitazioni, poco distanti da una fila di alberi di conifere. Il forte vento e l'intenso fumo sprigionatosi dai rifiuti bruciati hanno reso complicato il lavoro dei volontari, intervenuti con soffiatore e naspi del modulo antincendio. Le operazioni di bonifica si sono concluse dopo circa un'ora. La zona è spesso interessata da fenomeni di questo tipo, soprattutto nel periodo estivo, quando i roghi e le alte temperature rendono l'aria davvero irrespirabile, così come dalla presenza di ratti, più volte segnalata dai residenti della zona.